Ciao a tutti, siamo già in cammino da un po', abbiamo già fatto una bella salitina. La direzione è Monte San Primo, la cima, zona Bellaggio, dovrebbe essere il monte più alto qui attorno, si dovrebbe raggiungere circa i 1600. Abbiamo già fatto una salitina importante, adesso siamo in mezzo al bosco. Oggi è una giornata super calda, siamo quasi a 20 gradi e siamo al 24 di febbraio, quindi sicuramente un caldo bello anomalo, però la passeggiata è super piacevole. Adesso c'è un po' di piana, quindi riusciamo un po' a parlare meglio. E 600 metri di dislivello e una durata di 3 ore e qualcosa. Si sale. Parco San Primo, bellissimo. Questo è l'ingresso del parco. Noi alla fine mi sa che abbiamo parcheggiato un po' più lontano, abbiamo aggiunto un pezzo. Questo è ufficialmente l'ingresso del Parco San Primo, forse la cima è quella là, quindi sarà un bello impegnativo. Oggi di cosa parliamo? Meglio la salita o meglio la discesa? Allora, meglio salita o meglio la discesa? Ovviamente dipende. Le differenze della salita e la discesa: la salita è molto più, diciamo, faticosa dal punto di vista cardio, cuore e muscoli, bisogna avere un po' le gambe allenate. La discesa invece secondo me è un po' più impegnativa dal punto di vista articolare, cioè ginocchia, caviglie, si soffre un po' di più. Quindi dal mio punto di vista, io devo dire la verità, soffro un po' di più la discesa, perché c'è un po' di dolorini alle ginocchia, quindi con la discesa continua, se è molto ripida, poi soprattutto sento male a un po' le ginocchia. The sea is low, I fall for you. The sea is low.
sentiamo la versione della Jules. Allora, a me sinceramente non mi dà nessun tipo di problema, nessuna delle due, nel senso che quando è in montagna metti in conto che ci sarà un po' una un po' l'altra. La cosa che mi piace di più è quando, diciamo, c'è un buon equilibrio delle due cose, che sarebbe l'ideale, perché tipo anche solo adesso magari fatto salita fai un pezzo di piano, un pezzo più di discesa, così hai sempre modo di riprendere il fiato e riposare le gambe. Però la salita ovviamente dà più soddisfazioni, sempre magari nel finalizzare sono arrivata là, ho fatto così tanta strada, ho visto, vedo questo panorama. Ti piace la montagna? È perché ti piace la salita, cioè ti piace il fatto di conquistarti quella vetta, ti piace il fatto di faticare, di... Comunque vabbè, ovviamente l'obiettivo di uno che viene a fare trekking è sicuramente venire a vedere panorami mozzafiato, e i panorami mozzafiato li vedi in cima alle montagne, esatto. Quindi è una cosa che si prende perfettamente in considerazione nel caso in cui quindi si vengano a fare questa esperienza. C'è da dire che la salita è molto dura nella prima fase di percorso, cioè i primi 20 minuti, perché il corpo si deve un po' mettere in moto, il cuore deve cominciare a pompare, prendere il ritmo. Lì la salita, mica dici durissima, non ci arriverò mai su in cima, ti sembra impossibile, è appena iniziato il percorso. Però effettivamente dopo, comunque, quando prendi il ritmo, il corpo incomincia a spingere come si deve, prendi il tuo ritmo e si sale senza troppi problemi, insomma. Chiaro, ognuno deve proporzionare in base alle proprie prestazioni fisiche, quello è fondamentale. Ho scelto la mia casa, la scelta. Scelta, posto. Adesso lui va, suona il campanello, paga. A posto. E faccia la residenza, vieni. Andiamo a dire. Andiamo sta casa. Pronti? Pronti? La Betulla, residenza. Il super classe con lei accatastata. Figata di casa. In mattone con vista su tutte le prealpi comasche. Che ne dite? Io ci sto. La nostra gita di oggi è finita. Lo sicuro non è un percorso per principianti, è più per un livello intermedio, però insomma, chi si vuole avventurare, il sentiero è molto agibile. Spacca di brutto. Spacca di brutto. Ultimo consiglio che vi voglio dare sono... Sì, questi fanno un sacco. Le bacchettine 10 sono... euro di Decathlon e via, esatto. Si va. Ma è una roba che nel trekking, almeno per un livello medio, magari principiante no, se si fa percorsi facili, però per un livello medio vi cambiano veramente la camminata, perché vi aiutano un sacco sia in salita ma soprattutto in discesa su superfici scivolose, vi danno un supporto esagerato, e in salita vi aiutano a dare comunque la spinta anche con le braccia. La casa là, quindi la casa là è perfetta. Se fate percorsi a livello intermedio, bacchettine da prendere. E la casa. Bacchettine e case, raccomando. Sì, mandatemi i soldi che poi la compro. Ciao, alla prossima. Ciao ciao. Ciao.